io mi invito Emanuele, che va, stasera presenteremo la distribuzione ed Ubuntu, che è un software per bambini, che è un software per le scuole, che facciamo parte di Linux Grappa Lug, Linux Grappa Lug è il user group basato in Grappa, e gli scopi del gruppo sono favorire la diffusione della conoscenza di GNU Linux e del software libero ovviamente, organizzare manifestazioni, corsi, appuntamenti, incontri, scambi, riunioni, di esperienze, il tutto è svolto nell'opera volontaria e non attribuito dei partecipanti del gruppo. Facciamo un corso di secondo livello di Linux tra poco, finalmente parte la settimana prossima, il 7 di marzo, e termina alla fine di giugno circa. Adesso sono 8 lezioni, si leggerà la cadenza settimanale di mercoledì e diamo la possibilità di fare un mercoledì sì e mercoledì no, in modo che possano anche partecipare ai turni. Vediamo se ho un corso. Sì, ecco, il calendario di provvisorio quest'anno sarà un ultimo open source. Avremo il pre-office, avremo 4 serate, quindi c'era un peso di Kike, il Bright, le soldi cose di senso, di schema della fotografia territoriale, e ci sarà una serata la shell e una sulla fotografia. Quindi sono 8 serate in tutto. Comunque per informazioni è sul sito e mi sembra che abbiamo già parlato prima, no? Cosa sono i talk? I talk sono delle mie conferenze dove gli argomenti specifici riguardanti il percorso. Gli argomenti sono sempre differenti, partono dalle prime configurazioni della Linux Box ai comandi da terminale per l'introduzione di nuovi software e le specifiche tecniche degli argomenti avanzati. Quindi c'è un po' di tutto, parliamo un po' di tutto insomma. E i talk sono qui con noi, però nel sito troverete anche, se caso un talk scritto infatti, troverete, se non sei riuscito a partecipare, può trovare insomma non subito diretta, perché ovviamente ci vuole del tempo che venga montato, ma potete trovare anche il vecchio talk dell'anno scorso, dove gli argomenti ci sono tutti e potete anche vederlo a casa. Bene, quest'anno il talk 2013, abbiamo già cominciato 15 giorni fa con Mauro, era Tedia, installazione su Tedia, su una Raspberry, che è una apparecchiatura, penso che l'ha vista, insomma, abbastanza carino. Vi raccomando, guardatelo perché è veramente interessante. Si può fare un media center, si può giocare insieme, insomma. Questa sera noi tratteremo l'argomento di Ubuntu, distribuzione di Linux per la didattica, come dicevo prima. La settimana prossima ci sarà, per 15 giorni ci sarà Damiano Conte, che non mi ricordo più neanche cosa sia, è la Shell. Poi c'è una fotografia ancora con Roberto Picato e altri, insomma, fino ad arrivare all'ultimo, che verrà fatto verso metà di giugno, penso. Se avete notato, ci sono dei pinguini, sono pinguini verdi, gialli, rossi e anche neri. Ecco, vi consiglio di seguire tutti i verdi, qualche giallo, e se non siete esperti, cercate i rossi e neri. Questo non è per gente, i rossi e neri è per gente del mestiere, se un po' quella che nero addirittura abbiamo scritto normalmente nemmeno il relatore sa cosa sta dicendo, quindi una cosa è questa cosa che senso. Io manco io. Allora, cos'è Ubuntu? Ubuntu è un progetto derivato da Ubuntu. Ubuntu è un sistema operativo molto usato. E leggevo un giornale domenica che addirittura adesso stanno facendo un smartphone che verrà installato l'Ubuntu come sistema operativo di uno smartphone. Il sistema operativo avrà Ubuntu dentro. Arriverà da solita o verso la fine dell'anno, comunque sicuramente parte insomma anche questa iniziativa. E vale anche per chi inizia, insomma, come parte inizia, anzi uscirei proprio per chi parte, più di quelli che arrivano da Windows di solito, perché è meglio partire con un sistema operativo dall'inizio. È facile, semplice, intuitivo, grafico. Una volta lì non c'era per pochi, perché era solo terminale. Adesso è grafico, per cui penso che una cosa sono prima o poi sulla grafica, ma a disposizione in maniera diversa, però nel prossimo ciclo si trova. E come distribuzione ci sono in tutte le lingue, perché ho portato una
quarantina di lingue. E quindi diciamo che un problema non esiste neanche a livello di lingua, insomma, se uno in casa ha una persona che è di lingua diversa, poi tutti gli slavi sono di lingua diversa. Mundo è un termine africano, è una lingua a base di pensate un po'. Il significato principale è: io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti, quindi è una cosa anche profonda a livello di unione, di società, di darsi agli altri, non pensare solo a se stesso. Il mondo è fornito per un ambiente. È nato per fornire un ambiente ricco, integrato e di estrema semplicità per l'uso negli ambienti scolastici ed educativi. Come ho detto prima, è semplice, ma è semplice anche per i bambini. Infatti i bambini di solito, visto io, non sono più di noi. Quando partono non sono più di noi, perché c'è poco da fare. Si manettano, diciamo così, si manettano, ma alla fine, guardate, io sono 7-8 anni che sono con Ubuntu, ma da quando sono stato ed Ubuntu, di profittare, consiglio di fare Ubuntu perché ci ha detto questo. E poi c'è sempre quella cosa che si chiama Ubuntu Software Center, dove se uno cerca un pacchetto a lui, come esigenze sue personali, le trova, insomma, per cui diciamo che è un Ubuntu un po' più approfondito per l'educazione. Quindi si può aggiungere fatto una serie di applicazioni, strumenti, contenuti temi adatti per l'apprendimento soprattutto. Quindi l'esempio di Ubuntu è un sistema operativo progettato per l'educazione, è basato sul sistema operativo Ubuntu, fa uso del kernel Linux, il kernel è il motore, okay? Ed è disponibile gratuitamente a tutti. Insisto per il discorso gratuitamente. Come sistema operativo centrato all'educazione, è dovuto raccogliere il meglio del software libero e del materiale digitale per l'educazione. È una ripetizione, ma è giusto che sia sottolineato per seguito. Dato che Ubuntu è basato su Ubuntu, il team di Ubuntu fa parte della comunità di Ubuntu. La comunità di Ubuntu è incentrata nei principi insiti nella filosofia di Ubuntu. Il software deve essere disponibile gratuitamente. Ed Ubuntu non sarà mai abbonamento e non c'è nessun extra per alcune Enterprise Edition. Okay? Nel sito, infatti, lo scritto qui, anche nel sito è scritto: il nostro mio lavoro sarà sempre disponibile a tutti, agli stessi termini gratuiti. I rilasci vengono in cadenza regolare, perché vengono rilasciati in aprile e in ottobre, per cui è prevedibile, no? La versione rilasciata ogni 6 mesi, quindi è disponibile a utilizzare la versione stabile e quella di sviluppo. Cioè la versione che magari è l'ultimissima e quella di sviluppo, ovviamente, no? E consiglio sempre di fare un piccolo passo dietro, di solito, mai usare l'ultimo, se non si vuole cercare anche il particolare. Ecco, sono tutti quanti lasciati per almeno 18 mesi, qualsiasi tipo. Qualche rilascio è stato per 3 o per 5 anni, sono chiamati LTS, Long Term Sit-Arm Support, che vuol dire a lungo tempo, no? 5 anni, cosa vuol dire? Ad esempio, l'ultimo che viene rilasciato per 5 anni è il 12.04. Quindi, se uno si installa il 12.04, che è aprile 2012, ovviamente, avrà un supporto per 5 anni. Il prossimo sarà il 14.04, quindi ogni 2 anni mi riesco a una long term support, ok? Quindi in questo momento l'ultimo ovviamente è il 12.10, quindi tutto questo non è un LTS, come pensa qualcuno. Ed Ubuntu è utile per chi desidera avere un laboratorio informatico, lo faccio con uso del software libero ovviamente, e della grande qualità hardware. Si può usare macchine anche abbastanza vecchie, questa che sto usando in questo momento io è un portatile che ha 10 anni. Il progetto deve essere facile da gestire ed è documentato. Qualsiasi cosa cercare un documento c'è, è anche in italiano. Tante cose non trovate in italiano. Io di quello che ho cercato fino adesso in questo momento, abbastanza cose banali, ma anche l'ho trovato in italiano. Come dicevo prima, ho messo subito su computer 10 anni. Come si muove l'architettura x64? Quindi x86 o x64, sempre due bit che 64 bit. A casa ho provato anche 64 bit e funziona molto bene. È ben supportato, dicevo prima, il supporto di Ubuntu è disponibile sia della comunità di Ubuntu che sia dell'altra comunità di Ubuntu. Quindi addirittura tutto che Ubuntu. Perché Ubuntu? È compatibile? È sicuro? Economico ed è ben supportato. Compatibile. È compatibile, ad esempio, a parte questo che lo fa qualsiasi, ad esempio, LibreOffice, ho provato io a spedire un
un documento a una persona che ovviamente non aveva, appunto, aveva il Windows, e glielo ho spedito sapendo a priori in quale formato deve essere il documento, e ricordate che formato deve essere, cioè uno legge il punto doc, l'estensione del file, sa già che è un formato Windows, c'è poco da fare. Adesso l'ultimo 2010 è un TOCX, TOCX, che sono quelli del 2010, però è documento, ad esempio, anche comunque, comunque qualsiasi LibreOffice. Questa conversione la fa, basta ricordarsi quando si scrive il file, di quale formato deve ricevere la persona che riceve. Ubuntu, al contrario, ti deve ricordare che cosa deve spedire. Quando apri, non gli metterò un tubo, apri qualsiasi formato. Stiamo parlando di 16 o addirittura 17 formati sul faccio vedere poi sul variety, in questo caso qua si chiama. Quindi quello che rende Ubuntu diverso dagli altri sistemi operativi è il suo obiettivo primario, cioè l'educazione e la necessità degli allievi di tutto il mondo, vi ripeto, in 40 lingue. Il motto di Ubuntu è Linux per i più piccoli e ogni decisione del fase di sviluppo ha sempre obiettivo in mente. Quello che è stato tanto per i piccoli per l'educazione. Ok. Quando ho installato il software, si presenta un sottotesto testo così, questo qua lo scelto io, ma questo si vedrebbe cambiarlo, insomma, tasto destro per esempio cambia sfondo. Si presenta alcune scelte. Sullo schermo non si vede niente. Chiedo scusa perché questo non l'ho fatto, però penso che ci possa fare anche qua, insomma, è abbastanza semplice, no? Questa presentazione che volevo dirvi, aspetta, ho detto di uno, ok. Vabbè, nella parte superiore ci sono delle cose, sono delle parole subito, mi chiedono sempre come si fa a spedire. Guardate, qui in alto si preme solo qui e c'è il sistema, poco da fare, ok? Qui c'è l'account, un calendario, la data dell'utente, qua c'è l'audio, può regolare il volume, non c'è anche la Kickbox che è un riproduttore di file audio. Però è importante, qui in fondo ci sono le applicazioni e le risorse. Se guardate le applicazioni ci sono le altre voci, tipo accessori, ma ve lo faccio vedere comunque dopo, anzi vi faccio vedere subito perché tanto la presentazione è finita, quindi possiamo chiuderla. Ah, questo che ho fatto vedere adesso, che parlavo, leggevo, e un attimo, è l'Impress, che assomiglia molto al PowerPoint di Microsoft, deve essere di Filippino. L'Impress è anche lui ovviamente installato qui, bisogna attaccare il LibreOffice, no? Ce l'hai proprio sul LibreOffice? Sì, nel LibreOffice. Cioè nel LibreOffice c'è il pacchetto di Write, di carico, che è quello di Excel, perché sempre per fare il confronto, perché altrimenti cosa è il carico? È un foglio elettronico, potete, insomma, una. Cioè, questo, ad esempio, somiglia molto, allora. Ecco, l'Open Office adesso mi sembra che sia il 4, ma anche il 3, il 2 va benissimo, il 3, perché... Ecco, se presenta così è identificato. Se uno ha un attimo di distinzione con quello dell'Excel, adesso che si trova poco di differenza a livello così subito mi impatto, no? Ecco, quello che ho fatto la presentazione è l'Impress, è tipo il PowerPoint, e poi c'è anche il Write, c'è anche altre sono poi le presentazioni che sono quasi uguali, diciamo. Perché a livello perché è compatibile sempre con tutti, non solo con Word, ma con quella della Microsoft, ma anche con quello della Apple e quello dei altri sistemi operativi. Ah, io penso che posso dare la palla al mio collega che ti fa vedere qualcosa più una prima. Spiego un attimo la differenza tra quello che vedete sul monitor e il sistema operativo di Ubuntu. In realtà Ubuntu e nella versione educational è nato per le esigenze della scuola, quindi è un tipo di software didattico. Sulla stessa linea di Ubuntu sono nate anche altre distribuzioni, una di queste è quella che vedete qui, si chiama Sudi Linux, è distribuzione didattica di Linux. Altre simili sono WebOS, che sono sempre derivate di Ubuntu, in questo caso WebOS è nata per la lavagna interattiva multimediale, che si chiama WebOS proprio perché utilizza il comando della UI per usare in maniera interattiva con un proiettore il desktop di un computer. Quindi con un computer, un telecomando della UI
è un proiettore, riuscite a fare una roba interattiva. Quindi semplicemente quel tocco di una penna che conoscete il comando della Wii, riuscite a interagire tra lavagna e computer. Wildos ha la peculiarità che è una distribuzione nata dagli utenti di Trento, e quindi appunto è nata per questa lavagna interattiva. Al suo interno trovate tutti i software didattici di Ubuntu, e quindi in sostanza Ubuntu su di Linux e tutte le altre distribuzioni utilizzano gli stessi pacchetti, gli stessi software, sicché se utilizzate una o l'altra distribuzione troverete una differenza per quello che riguarda il desktop, ma non per quello che riguarda i software. In questo caso abbiamo su di Linux, che più o meno ha la stessa presentazione di Windows, è stata fatta apposta per facilitare il passaggio da Windows a Linux, perché praticamente ha tutte le stesse barre di applicazione nella stessa maniera di XP. Qui abbiamo le applicazioni, e come vedete è molto ricco, perché ci sono è diviso per categorie. Quindi qui troviamo i giochi educativi, abbiamo l'area di dati multimediale, l'ufficio, e questo essendo una istituzione per i bambini, anche l'office per i bambini, che è simile a vari open office e LibreOffice, solo che ha qualche pulsante in meno, diciamo, più essenziale, diciamo, per i bambini. E mentre qui troviamo i programmi didattici suddivisi o per elenco alfabetico o per livello scolare. Quindi, come vediamo, c'è la scuola di infanzia, la scuola primaria, la secondaria di primo grado. Alcuni programmi sono ripetuti perché vanno bene per tutte le scuole. Partendo dalla suite più usata, quella di ufficio, come diceva Veneziano, troviamo tutti i vari tecnici che trovate nella suite di Office. Quindi abbiamo il foglio di calcolo, che sarebbe il paritetico di Excel, insomma, che se avete già dimentichezza potete utilizzarlo per le stesse operazioni che fate in Excel. Quando fate il foglio di calcolo, oltre a poterlo salvare nel formato nativo, potete salvarlo anche nel formato di Windows con l'estensione XLS. Le ultime versioni di LibreOffice riconoscono anche l'ultima versione di Office. Stesso discorso vale per il documento di testo, che in questo caso si chiama Writer. Anche qui, come vedete, c'è la barra degli strumenti dove sono i caratteri. Un'altra peculiarità di Linux è il fatto che se andate su internet trovate parecchi font, quindi come vedete ce ne sono veramente tantissimi, disparati, anche simpatici, con cui normalmente a scuola fanno anche varie ricerche, rendendole anche piacevoli da scrivere. Una prova con questo tasto, si aumenta il carattere, e con questo, insomma, sono le cose più conosciute. Si colora. Anche qui abbiamo la possibilità di salvarlo sia in formato nativo, quindi MIT, sia in formato DOC, che quindi viene riconosciuto da Windows. Se noi lo salviamo in formato .doc, un esempio, lo salviamo sulla scrivania, salvato, e andiamo adesso sul desktop, eccola qua, questo è il documento appena salvato, quello che cucina di Word. Altro, abbiamo la presentazione che abbiamo già visto, ne abbiamo visto anche una, e in più c'è anche questo programmino che si chiama Draw, o meglio disegno, che è un programma ibrido tra un editor di testo e un editor di disegno, che abbiamo varie funzionalità. Abbiamo appunto il testo, qui appare una casellina all'interno del quale possiamo scrivere quello che vogliamo, è molto versatile,
E in più abbiamo la possibilità di inserire varie icone. Queste sono le proprio le funzioni base. Se avete modo di utilizzarlo, scoprirete insomma i vari effetti anche nei secondi minuti. Quindi riepilogando, all'interno del pacchetto Office abbiamo il paritetico di Excel, di PowerPoint, di Word, e abbiamo anche Draw, che non serve, che è sul disegno. Questo per quanto riguarda la suite di Office. Abbiamo parlato prima di programmi didattici, una peculiarità appunto di queste istituzioni sono tutti i pacchetti didattici. Uno dei più famosi è questa qua, che si chiama G-Complete, la francese ho capito. Questo software viene utilizzato dai bambini di fascia d'età che va dai 3 ai 12 anni, quindi partendo dalla scuola d'infanzia. Abbiamo sulla sinistra dei menu, all'interno dei quali sono i sottomenu. Come vedete, se noi andiamo sopra, riconosciamo, ci viene la descrizione, questa è per scoprire l'utilizzo della tastiera. Se andiamo dentro, qui ci sono dei giochi, con le lettere singole, se noi ci andiamo sopra, qua scendono delle lettere, il bambino praticamente deve cliccare sulla tastiera le lettere, quindi praticamente è un invito a utilizzare la tastiera. È molto lento proprio perché per gli anni corrina l'operato. E oltre all'uso della tastiera c'è anche l'utilizzo del mouse. Anche qui ci sono vari sottoprogrammi. Vediamo uno, questo è per utilizzare il mouse, quindi clic singolo andando sopra il pesce, si clicca il pesce. Diciamo che per i bambini di prima elementare dell'infanzia è un software molto accattivante perché proprio è interattivo e comunque colorato e i bambini proprio piace sono utilizzati. E qui vabbè, abbiamo il controllo della direzione del mouse, quindi trascinando il bambino deve muovere il mouse e cliccare la voce. Qui sotto, come vedete, c'è quando praticamente il gioco a termine, il bambino riesce a completare la schermata, esce il fiorellino con praticamente dice che ha fatto tutto. Se vedete qui sotto c'è un numero che individua il livello. E più va su e più il gioco diventa difficile. Per tornare al menu principale c'è la casetta. Qua abbiamo altri giochi. Okay. Andando avanti, qua ci sono abilità di scoperta basate sui colori. Vediamo uno. In questa schermata il bambino deve comporre il mosaico che trova a sinistra sulla destra. In questo caso basta cliccare sul colore e andarlo a ricomporre. Anche qui esce il numero di questa storia, livelli. E quindi più andiamo su quel livello, più diventa difficile. Andando più giù abbiamo i rompicapi, qui ci sono moltissimi giochi, abbiamo il puzzle, qui si tratta di ricomporre il puzzle. Eccolo qua. E anche qua sul discorso di livelli. Abbiamo qualcosa. Quindi qua è un po' particolare, qui con
con le figure a disposizione, diciamo è un gioco geometrico, bisogna ricomporre quello che troviamo sulla figura in alto a sinistra. Possiamo aiutarci con questo dato che ci dice, che ci dà le linee guida. E con le frecce possiamo ricordarlo. Diciamo che non è semplicissimo, però. Ok. Prendiamo altri giochi. In sostanza il bambino deve riuscire a andare fuori la macchina rossa. Quindi dopo un gioco di logica. Colori vengono chiamati semplicemente cliccando sulle stagioni, quindi praticamente
erano più o meno colorate secondo la scritta auto in inverno. Poi abbiamo dei giochi sempre di logica. Questo è un programma che consente di chattare se abbiamo un'aula collegata con il computer. Qui abbiamo un gioco di disegno. Andiamo su qualcosa di più didattico. Qua abbiamo dei programmini di calcolo. Abbiamo uno. In questo caso ci richiede di mettere sulla barra in alto il costo della lavandina. Quindi sembrerebbe semplice, ma in realtà per i bambini delle prime elementari insomma non è così immediato. Però questo aiuta anche con l'utilizzo dei soldi. Anche qua abbiamo i livelli e più si va su più diventa complicato. In questo caso il bambino deve fare la somma dei due oggetti. Dopodiché stabilire la somma. Qui c'è anche un gioco con la matematica, che mette tutto un gioco di sottrazione. Più si va su quei livelli, più diventa difficile. Ok, questo quando riguarda la matematica, abbiamo anche le attività di lettura. Ci sono in tutto 120 attività, sono comunque impostate, 120 attività in cambio di software. Abbiamo solo alcune perché sennò se li vediamo tutte. E questo è uno dei programmi diciamo, più famosi e è stato anche premiato. Sempre all'interno di quello che riguarda i programmi didattici, che trovate non di default sulla distribuzione di Ubuntu, ma che potete scaricare sul Ubuntu Software Center. E questo programma si chiama Gclick. Mentre per quello che riguarda i pacchetti, però non posso farvi vedere perché non c'è la connessione, li trovate sul sito didattica.org. Questo sito praticamente è un sito ricchissimo di pacchetti che vanno
nel dati su questo software. Vi faccio vedere alcuni, ma anche qui sono tante aggiornamento, che contengono più di 150.000 aggiornamenti, insomma, per farvi capire l'interesse che c'è verso questi programmi. Abbiamo i programmi suddivisi per materia, in questo caso inglese, italiano, matematica, musica, storia, geografia, ma c'è anche religione, e in più ci sono altri programmi paralleli che possono essere utilizzati. Posso vedere solo per foto, farvi capire come funziona. In questo caso, vabbè, passiamo proprio alle basi. Qui sotto mi dice cosa deve fare il bambino. Passiamo proprio alle funzioni fondamentali. Questa è una finestra, il filter, la porta, la lavagna, la chicca, il bagno. Nello schermo successivo il bambino deve collegare gli oggetti. Se sbaglia cosa succede? Se sbaglia non dovrebbe, vediamo. Molto bene, avanti. Computer. Non lo vedo. Non possono più. Sì, si può anche. Ah, era questo, perché se sbagliavano. Quindi anche quanto già contiene. In questo caso la bagna, andiamo avanti, dovrebbe esserci anche. Come si scrive? Qui dobbiamo scrivere il nome del progetto. Qui ce ne sono veramente tantissimi, per solo farvi vedere quanti ce ne sono. Anche Cruciverba, Cruciverba, c'è anche l'inglese italiano che insegna l'inglese attraverso immagini o non so qualcosa? Domani. C'è l'inglese, qua ci sono i verbi. Ce ne sono veramente un'infinità. Io chiuderei su questo. Nella sua musica cosa c'è di musica? Nella sua musica.
anche. Io di musica non ne so molto. No, vedevo che c'è tamburo, orchestra, trombetti musicali, c'è un casino di roba. Giusto. Qua praticamente ti dicono gli strumenti. E comincia la personale? Qui fanno. Diciamo che impara qualcosa di difficile in maniera giocando. Hai sbagliato lo stesso. Vengono fuori dei mostri e dei bimbi questa volta. Abbiamo finito questo. Abbiamo anche quello di 7, quindi vedete, ci sono tutte le tabelline. Poi da 11 a 12, insomma, veramente molto. La stessa cosa vale per l'italiano. Abbiamo le parole, il tipo di parole che possiamo utilizzare, quindi anche a livello di difficoltà, utilizzando le parole lunghe, e qua il bambino deve essere in grado di digitare velocemente la parola che viene impressa sul pesce. E questo è un gioco molto valido per imparare a utilizzare la tastiera. Se non ci riesce, comincia un po' a mangiare i pesci.
cane di gestione. Qui vedete i livelli, sono vite e non sono i pesci di mangiare, quindi è anche la vita del bambino. Andiamo a vederne un altro, quello che riguarda questa volta la geografia, che si chiama Key Geography, che trovate all'interno di Ubuntu. In questo caso avete la possibilità di scoprire quali sono le regioni. Qui sotto vi viene indicato il nome della regione che dovete indicare sulla cartina. Anche qui c'è un problema di configurazione, c'è un po' l'italiano, con l'inglese, toscano. Servono montali. Montagne, vento. Vabbè, dicendo, e alla fine abbiamo il report, eccolo qua, in cui con i colori mi viene indicato le regioni che sono corrette e le regioni che sono sbagliate. Qui sotto vi dà il risultato, 7 giuste su 20. Abbiamo anche le regioni. Qua bisogna posizionare proprio la regione sulla cartina. Campania, Trentino, Marche e Calabria. Campania.
Esce questa pagina
con delle descrizioni brevi, tra cui la colazione, con i abitanti, e se accediamo alla pagina di Wikipedia, qui sotto vediamo il progresso, 57%. Quando arriva a completamento, troviamo la pagina di Wikipedia, ci dice tutto, ma c'è tutto sul versante grande. Si arriva. È pesante forse, cioè, sì, diciamo, forse la connessione qua, più facile, forse andiamo via discorso foto, che c'è qualcuno qua che sta passando gli aggiornamenti. Ah, ok. Ecco qua. No. Questa è la fase di Wikipedia sul versante grappa. Stato, regione, provincia, le coordinate, latitudine, superficie, le frazioni, con tutti i relativi link, i comuni, il codice postale, il prefisso, il fuso orario. Sismica, la zona sismica, zona 3, si scrive una scuola. In città bassa. Speriamo di rimanere a casa. Non abitanti, questi no, poi sotto andiamo, sono le notizie, la geografia, la storia, la società, quindi è veramente interessante anche per lo scolastico, se sono da fare delle ricerche su vari modi, è sicuramente uno strumento molto utile. Andiamo a vedere alcune foto. Queste sono delle foto tratte dal sito Flick, con il nome. Vediamo cosa visualizza. Ce la fa, non ce la fa. Facciamo finire se ce la fa. Ok. Allora, disattiviamo le foto, neanche il tempo. Andiamo a vedere in dettaglio il tipo di visualizzazione. Andiamo su OpenStreetMap, che come diceva la signora è una specie di Google Map, non è più libera, più libera. È un open source. E se andiamo a vedere la cartina in dettaglio, in questo caso. Andiamo sul versante del grado. Abbiamo un fatto perfetto. Ci metto un attimo per dare il dettaglio. Quello perfetto come una fattura. Passare perfetta come una fattura. Ma devi caricare. Sì, sì. No, ma hanno fatto del lavoro sul passato. Complimenti. Ma infatti anche. Guarda che da 4 anni a questa parte ha fatto salti a girate con queste mappe. E sta anche lavorando. Sì, sì, un lavoro pauroso, bellissimo. Cioè, adesso riesci a vedere persino la mappa del palazzo. Cioè, vedi la piantina del palazzo. Ma perché ti fa sto lavoro? I volontari. Ah, non dal comune. Appunto, cioè, mi sembrava strano. No, signora, sei utopia quella di vedere. No, il comune è partito quando fuori della piazza. Poi provo la più. No, mi sembrava strano, ma. No, il comune neanche le mappe l'ho dato, perché non ha fatto le mappe. Solo il comune Schio ha dato le mappe GIS a OpenStreetMap. Ma questo è stato mappato proprio dai volontari. È un lavoro bellissimo. Infatti qui vediamo tutte le vie in passato. Sì, ma ha fatto proprio anche le costruzioni, quindi proprio le costruzioni a un certo punto. Sì, sì, i quadratini. Ma ha fatto proprio una mappa per Roma, abbiamo le piazze. Vedi che riesci a vedere i palazzi che sono proprio in planetina. Ma ti prendendo come con Google, no? Non si riesce ad avere la stessa cosa. Google non fa i palazzi, fa vedere le fotografie dall'alto, fatta sempre. Sì, le porto, ma dopo un po' lei. Ma non c'era... è fatto come questo. No, se c'era un programma per sintetizzare le case, no? E le fai un disegnino, cioè.
l'essenza, pensavo ci fosse, non so, senza fare tutto, e faccio tutto a mano questo. In un certo senso questi marker li hanno mappato a mano, perché noi l'abbiamo fatto strippato un giorno, 4 anni fa, e abbiamo mappato quei vettori GPS, tutto questi marker. OpenStreetMap si basa principalmente sì, come volontari. C'è anche un lavoro di mappe di Yahoo, sì, che si, parte, si partono da quelle che sono di, con licenza open source, le mappe di Yahoo. E sopra di quello si è lavorato per fare tutte quelle mappe. Però per esempio le abitazioni, i mappati delle abitazioni, quelli sono proprio fatti da gente, cioè tutte le piante, le chiese. OBS, no? Il cardelli, anche i nomi degli locali. Sì, tutto. Mini mappe per puntare ma. È una passione fare questa lavoro. Sì, siamo messi in coppia, in 10 squadre, un altro giro per Bassano. Caccia al tesoro. Ma c'era un ragazzo meno. Che lui proprio ha proprio di passione fa questo, perché lui ci vuole passione a questo. Lui era un cartografo nel suo paese, era venuto in Italia, lui ha proprio la passione di passare col terminatino e si mette a mappare, intanto nella pausa pranzo, per un'ora e mezza di tempo, si mangia un pasolino e poi va a mappare la sana. Una passione. Ma un grande persona. E anche in preparazione, cioè lui faceva il cartografo in Romania. L'avete beccato secco, proprio quello giusto. Quindi come avete notato Quindi questa roba qua se uno non ha Ubuntu non vede niente, giusto? No, ho visto software che abbiamo visto quasi così, il 95% Ubuntu in piattaforma, proprio trattandosi di software libero. Open source, quindi può essere utilizzato anche sul sistema di Windows. Ah, quindi anche normalmente? Non si sa. Come? Non si sa di solito. Non si conosce, non si sa che esista. Diciamo che tu hai un taglio di... E adesso faccio tanto con altre persone. Open Street Map è una pagina web principalmente. No, su Google Maps eccetera. Cioè, ma è l'Open Street Map, questa qua. Open Street Map. Sì. Non è che nello scrivo. È una pagina web, quindi... Poi andiamo sul web, clicchiamo Open. Andiamo a vedere altre funzionalità. Abbiamo la vista del satellite. Un po' su. Sta caricando, però è un po' lento. Comunque vi invito a farlo a casa. Abbiamo la vista del satellite. Eccolo qua. Abbiamo la vista di notte. Sono molto illuminati. Sì. Abbiamo la mappa storica. Abbiamo, come dicevamo prima, le precipitazioni. Sta tornando. Questo è di sempre. Questo è il video dell'anno scorso. E più qui sotto le temperature. Dicevamo, non c'è solo la terra, sta caricando ancora, in questo caso abbiamo solo la luna. Andiamo a la luna. Chi fosse interessato alla luna può visitarsi anche la luna. Se volete fare un giro, insomma. Voglio la luna. Grande, se riesce a vedere la bandieretta degli americani.
so capire dove cadere. Nel mare della tranquillità. Uno. Le altre cinque. Mare Serenitis. Visto? Poi non è capito. No, tranquillità. No. La tranquillità. Apollo 13. Apollo 13. Apollo 15. Apollo 15. Da quella che cercava, che vuole la scartarsi a tutti i costi. E se è impegnato su tutto la missione. Non si sta a fare il lavoro. Comunque è un programma che ci dico che è molto interessante. E chiudiamo, andiamo a vedere. Ma sulla Luna c'era delle precipitazioni. Sì, perché mi indicavo prima per G-Click, è il dato che appunto perché è questo qua. Come vedete ci sono 2000 arrivi, qua c'è una descrizione sintetica del sito. Il sito è fatto da il professor Giorgio Musilli, che praticamente offre anche dei corsi di aggiornamento gratuiti, adesso bisogna capire da dove, non so se era un insegnante, comunque sempre gratuiti. Qui abbiamo le statistiche del sito, sono 241 programmi, i progetti J-Click sono 513 e questo è il volume dei download, più di un milione e 300.000 tasse. E qua abbiamo una specie di classifica delle cose più scaricate, abbiamo le ricette al primo posto. Per mandare le ricette in cucina? Sì, in senso. È di moda? Abbiamo esegui quiz, esercizi di ortografia, J-Click matematica, l'altro. Esercizi di ortografia sono molto gettonati gli esercizi di ortografia. J-Click che abbiamo. Comunque i pacchetti di J-Click li trovate sotto la materia, quindi se andiamo su italiano troverete il pacchetto relativo di J-Click, eccolo qua, J-Click italiano, basta effettuare il download. Qui sotto abbiamo progetti aggiuntivi con la relativa descrizione, è veramente molto interessante se avete dei bambini che vanno in Italia alle medie, sono veramente molto utili perché ce ne sono soprattutto tanti. Qui matematica, musica, revisione. Per chi magari fa catechismo. Pasqua. C'è un po' di titoli. Tornando alle applicazioni, c'è più obiettivi. Volevo farvi vedere l'ultima, questa è un po' per i più grandini, le mappe mentali. Che servono soprattutto per fissare gli argomenti di studio da parte dei ragazzi. Normalmente questi software sono a pagamento, quindi trovate libri online e qui ne abbiamo uno offline, tutto sommato abbastanza semplice. Questo è una mappa mentale che ho fatto in prova. Facciamo una nuova. Qui inseriamo l'argomento, possiamo mettere didattica. Abbiamo questo nodo principale, utilizziamo i nostri concetti. E con questa iconcina praticamente facciamo un nuovo figlio, che sarebbe questo, e su cui mettiamo magari i vari programmi che abbiamo visto. Facciamo un altro click, metto un altro nodo, così via, questo programma ci consente anche di modificare i nodi, scegliendoli. Di aggiungere di nuovi figli.
precedente. Questo per darvi il senso. Vabbè, il tema informativo si possono colorare, si possono aggiungere, si possono inserire dei simboli, si possono inserire, come abbiamo visto su quello precedente, delle immagini, ed è molto utile per fissare gli argomenti. Queste sono le mappe mentali. Sempre a titolo informativo vi faccio vedere i programmi, uno dei più famosi, per quello che riguarda la grafica. Ce lo trovo. Andiamo su grafica. È un programma di fotoritocco che non ha nulla da invidiare a quelli professionali. Vediamo se riusciamo a aprire un'immagine. Più utilizzate in questi programmi sono le trasparenze. In questo caso il logo del Grappa Luger, come vedete in questi quadratini, è una trasparenza. Cosa servono le trasparenze? Quando voi dovete inserire un'immagine all'interno di un documento, normalmente viene fuori il quadratino con lo sfondo, può essere bianco, grigio, rosso. E se invece noi vogliamo, per dire, utilizzare solo una parte o il soggetto, in questo caso utilizziamo le trasparenze aggiungendo il canale alfa e dopo andiamo a selezionare la zona da rimuovere. Facciamo una prova. Facciamo il cancel. Elaborando un po' la nostra immagine, riusciamo ad ottenere il prodotto che vogliamo inserire sul nostro documento. Qui abbiamo gli strumenti, vi faccio vedere molto velocemente. Questo praticamente consente di tagliare l'immagine, eccola qua. Questo consente di muoverla. Qui abbiamo lo strumento prospettiva, rifletti, inclina, scala, per lo scala giusto per farvi vedere la funzionalità, per farvi capire che tutto sommato è abbastanza semplice. La gomma, la pennelli, con la tavolozza dei colori, il timbro, il secchiello e penso avrete anche modo magari di approfondire il programma su. Il piano è sempre un modo di approfondirlo. Il sito lo usato. Trovate anche qualche video che ha fatto Andrea su Gimpa di Backtalk, questo programma. Vi faccio vedere velocemente anche il mondo che trovate dentro Linux e le sue distribuzioni. Ci sono programmi per tutti i gusti. Avete programmi per editare i video, questo è uno dei più famosi, che viene live, poi c'è il software video editor che viene utilizzato per i video di Grappa Luger. Abbiamo il Cinema Player che legge praticamente tutti i formati video, le scarica per cartella in cui troverete il mese, suddivise per mese, giorno, no, per mese e anno. Ed è molto utile nel momento in cui avete delle foto e volete capire quando sono state scattate, perché proprio ve le ordina per... Si arrangia lui, esatto. Ultima chicca, vabbè, poi abbiamo la
possibilità di scansionare tutte le immagini che vogliamo. L'editore di video l'abbiamo visto, la schermata, progettazione, foto di tocco. Questo programma si chiama Scribus, è utilizzato anche da testate giornalistiche, proprio per stampare i giornali, e io lo utilizzo molto spesso per fare i calendari, perché questo programma al suo interno ha uno script che si chiama Calendar, vediamo se si avvia, in cui in automatico vi crea i mesi e l'utente deve solo stabilire l'immagine da inserire e eventualmente il compleanno. Lo script che vi dicevo è questo qua. Vi chiede il linguaggio e poi il mese che volete iniziare, qui volete iniziare il calendario. Fare ok, qua vi chiede la tipologia di formato, normalmente è una 3 verticale, ok, non capisco che ho fatto, come vedete, adesso è stato utilizzato un carattere un po' particolare, comunque c'è la possibilità di modificarlo. Il programma è suddiviso anche qui in tre livelli, abbiamo calendar, calendario immagine e sfondo. Come vedete ho attivato l'immagine, noi facciamo un tasto destro, carica immagine. Andiamo a caricare un'immagine, vediamo questa. Okay. Questa è l'immagine, andiamo su proprietà, immagine. Faccio andare la cornice, adesso viene sfocata, non in maniera proporzionale. Questa potrebbe essere un'immagine, non so, di vostri bambini piuttosto che di qualche paesaggio. E tutto quello che vedete è personalizzabile, quindi potete inserire colori, potete inserire anche immagini all'interno delle celle, eccole qua, che sono elementi singoli, semplicemente col tasto destro, proprietà, e qui avete la possibilità di modificare sia le linee, i colori, la posizione e via discorrendo. Molto utile nel momento in cui avete anche la passione per questo corso. Ecco, ultima cosa, va bene, dal punto di vista Wine è un emulatore di programmi utilizzati normalmente per Windows, quindi con l'estensione .exe, normalmente Linux non li conosce, ma tramite questo emulatore possono utilizzare anche su Linux. Qui abbiamo la gestione delle lingue, lavagne interattive di migliaia, e alcuni programmi per il prodotto di queste lavagne. E basta, e poi ci sarebbe ancora tanto da vedere, però ci sono alcuni giochi, e penso che il tempo a nostra disposizione sia scaduto. E vi ringrazio per essere stato qui stasera. Grazie. Stasera abbiamo fatto per scuola, insomma, elementari, fino all'elementare, diciamo, ovviamente c'è la fase anche elementari, medie e superiori, ok? Non è che sia solo dedicato ai bambini, anche se è nato per i bambini. Cioè, ad esempio. Anche so, per i bambini, secondo me. Comunque, un'altra cosa che c'è anche a disposizione. Per esempio, diciamo l'ultima volta parlavamo di numero, anche di font, per esempio per i bambini che hanno problemi di dislessia, eccetera, sono stati sviluppati di font open dyslexic, insomma di font apposta per i bambini che hanno tutto il problema.
e vengono caricati tranquillamente con sia che si usi Word che si usi Write, istantaneamente sono scaricabili gratuitamente. Questo è il fondo. Quello è il fondo che è aperto. Dice Damiano, questo si chiama Open Dyslexic. Ed è un font creato appositamente per i dislessici perché praticamente la base del carattere è più marcata rispetto al resto del carattere. Questo per dare il senso del peso, dell'ancoraggio del carattere e dell'orientamento. E l'è fatto apposta giusto per i bambini che hanno tutto quello che c'è. La gente competente la scriveva più. Diciamo è una cosa in più, ecco. È una sorpresa di Pasqua proprio con questa roba, mi si chiama insieme. Ok.